Amici di Bracemi Ancora, siamo a Firenze, siamo venuti a farci una ricca scorpacciata di carne. Assaggeremo insieme a dei nostri lettori 5 tipi di carne. Ovviamente la chianina, ma lì giochiamo in casa. Ma poi sapete che cosa assaggeremo? Il Wagyu australiano. È una carne molto particolare, non si conosce tanto in Italia. La usa molto, sapete chi? Salt Bay, il cuoco turco, quello che mette il sale così. Ci incuriosiva la faccenda, allora abbiamo deciso di organizzare questa ricca scorpacciata e fare poi dei paragoni. Questo è il ristorante che ci ospita, si chiama Trattoria dall'Oste ed è in via degli Orti Oricellari 29, segnatevi l'indirizzo. Nel frattempo, dietro di me, sono arrivati i nostri lettori. Apro parentesi, io chiedo scusa a tutti quelli che hanno mandato la mail e non siamo riusciti a invitare, ma abbiamo ricevuto più di 390 email, quindi era oggettivamente difficile, tutti non c'entravate, eccoli qua. Nel frattempo il nostro chef già è al lavoro. Ciao. Qui la situazione ci è sfuggita di mano, dovevamo assaggiare solo il Wagyu di Salbè. Invece abbiamo ampliato. Cominciamo con la chianina. Facciamo 5 assaggi. 5 assaggi di carne. Ci piacciono ancora 5 assaggi, li confrontiamo con il Wagyu australiano del macellaio turco, che è un po' coatto. Non ti piace a te quel macellaio? No. Non ti piace? Non mi piace. Secondo me non sta simpatico, tanta gente, però dicono che la sua carne sia buona. Classica chianina questa, magra, non marezzata, che ha quel gusto tradizionale. Dire, fa vedere. Ragazzi, va bene, sì. Ok. Olè. Seconda carne, Black Angus allevato in Spagna. Ce la fai? Sì, sì. Bravo, questo già è più marezzato, eh? Sì. Oh, ammazza che fettone. Allora, Mega Angus cosmico. Questo, nato in Irlanda, per un determinato periodo della sua vita vive e pascola in Irlanda. Poi viene trasferito in Spagna, dove sono specializzati nel finissaggio, che è il periodo di vita dell'animale, gli ultimi 6 mesi di vita dell'animale. Marezzata, vedete la marmorizzazione. Questa è una bistecca già per chi vuole usare di più, perché molte volte il grasso spaventa. Io dico sempre una cosa, non abbiate paura del grasso. Alcuni dicono, ma è troppo grassa. Assaggiatela all'inizio, fate un piccolo assaggino e provate. Deve essere un percorso di crescita, un po' alla volta. È ovvio che se avete sempre mangiato petti di pollo, io avrei difficoltà a affrontare questa. Però è un percorso graduale, come per il vino, come per la birra, come per tutto. Poi che altro tagliamo? Io qui nel... aspetta, io nel... nell'elenco c'ho Simmental tedesca, vai. Anche questa. Comunque, oh, Michele, questo sembra il cavo di una banca, lo sai? Bravo. Simmental tedesca. Ok. Tu non vai in palestra, vero? Non ne ho avuto bisogno mai. Questa è una Simmental nata in Germania, ma ha avuto l'ultimo periodo della sua vita in Spagna. È una vacca, ha 7 anni. E la corteccia di grasso, vedete, è sicuramente minore rispetto alla bistecca di prima. La marezzatura è interessante, non è spintissima come quella. Facciamo un confronto. Eccolo qua, il confronto tra il Black Angus e la Simmental. Vedete? Ognuno di voi tragga le sue considerazioni. Ora, signori, i nostri amici, fan, follower, lettori, chiamateli come vi pare, sono venuti qua non perché siamo belli, ma perché abbiamo promesso loro l'assaggio del Wagyu Australia. Andiamola a prendere, la prendo io. Michele mi ha dato l'onore di poter entrare nella cella. Allora, dove sta? Ah, eccolo qua. Allora, vedi, origine Australia. E questo è il pregiato Wagyu australiano. Vedete, ragazzi, è molto marmorizzato, ha tante venature di grasso che in cottura si sciolgono, diventano un tutt'uno con la carne e vi posso assicurare è molto buona. Ora la assaggiamo. A costo di questa di questo tronchetto stiamo intorno ai 600-800 euro, sono circa 2,5 kg. Michele, a te, grazie di avermi dato l'onore di prendere questa pregiata carne dalla tua cella. Adesso guardate quando si apre. Mamma mia, guarda. Ci siamo? Eccola qua. Ora andiamo con la quinta carne, la chianina nel frattempo è in cottura, e prendiamo il Miyazaki, la pronuncia è giusta. Questa proviene dal Giappone, dalla contea, dalla regione vicino Kobe,
ok? Kobe è il nome più famoso, però questa non ha nulla da invidiare al Kobe. Guardate che carne è puro marmo, e non vi fate spaventare dall'eccessiva quantità di grasso. E l'unico motivo per cui dovreste essere spaventati è per il costo, che sta intorno ai 500-600 euro al chilo, si aggira su qualcosa. Ci assaggiamo anche questa e a questo punto le mettiamo le mettiamo una vicino all'altra e così ci possiamo gustare bene la differenza fra queste carni. Amici di Bracemi, ancora la situazione dalla trattoria dell'oste di Via degli Orti Oricellari qui a Firenze è la seguente: la chiarina già sta sulla griglia, pronte a farle compagnia ci sono il Black Angus spagnolo, la Simmental tedesca, il Wagyu Australia, che vi ricordo è la carne che usa Salbè nei suoi ristoranti, e il Miyazaki, la pregiatissima carne giapponese. Intanto i nostri lettori si sono accomodati, io gli servo la chiarina. Portate in tavola il nostro Angus Spagna, vai Michele! Allora, esistono due grandi scuole di pensiero: quelli che si offendono se gliela tagli, perché se la vogliono tagliare da sola, e quelli che apprezzano. Angus, nato in Irlanda, finito in Spagna, ecco ragazzi! Tedesca, nata in Germania e finita in Spagna. Buon appetito! Questa è campagnola, più di quell'altra. Wagyu Australia, protagonista di questo video, di questo assaggio, insieme ovviamente alle altre carni. Allora, una fetta del Wagyu Australia già sta sulla griglia, cottura tradizionale, l'altra la diamo a Michele che ce la griglia su una piastra? Sì. Così cuoce sul suo grassetto? Esattamente. Vedi? Ecco, Wagyu Australia grigliato, ragazzi, questa ve la manda Salbè in persona. Vai! Guarda che non avete mai mangiato. Sì, guarda quello, tre se ne è presi. Guarda, tacci vostra. Per la prima e ultima volta in vita mia metterò il sale come Salbè. Ma essendo questa la carne che lui serve nei suoi ristoranti, mi sembra doveroso metterla così. Ripeto, è la prima e ultima volta che lo faccio. Ragazzi, fate spazio! Questa è una razza Miyazaki, carne giapponese, guardate, va servita così, quasi un'ostia. Eccola qua. Sembra burro, da come si scioglie in bocca. Scioglie in bocca veramente, incredibile. Allora, questa è la carne più cara e pregiata del mondo, costa circa 620 euro al chilo, e quando la metti in bocca? Si squaglia, la sensazione è come se aveste in bocca un cucchiaino di burro con il retrogusto di mandorla. E va giù che è una meraviglia, io ne mangerei a chilate. Sei amici di Bracemi ancora, 5 carni, ci siamo assaggiati e mangiato tutto, ci mancava che davamo un mozzico al tavolo. La vostra classifica, vai! Per me la Black Angus. Black Angus è un gradino anche due sopra anche la chianina, mi dispiace dirlo. Black Angus, il top qualità-prezzo, e la Wagyu australiana la mangerei come antipasto prima della Black Angus.
Black Angus sicuramente da mangiata conviviale, e la Wagyu alla brace notevole. La Miyazaki da assaggiare almeno una volta nella vita. La Wagyu è quello che è. Sicuramente è stata la mia prima volta, è un'esperienza che consiglio di fare a tutti almeno una volta nella vita, veramente tanta roba. Black Angus anche per me è di qualità superiore, ha un gusto che spicca e è superiore rispetto alle altre provate. Per quanto riguarda la Wagyu, io preferisco quella cotta alla piastra perché mantiene meglio i succhi al suo interno ed è più gustosa. Ragazzi, bellissima esperienza, grande mangiata, ognuno ha espresso il suo giudizio. Io dico sempre, non esiste la carne migliore, esiste la carne che piace di più, poi oggettivamente c'è quella più grassa, quella meno grassa, quella che costa di più, quella che costa di meno. E mentre i nostri follower brindano, a me hanno lasciato solo l'osso, io ringrazio la trattoria dall'oste qui di Via degli Orti Oricellari a Firenze. Grazie amici, come dico sempre, continuate a seguirci e che la brace sia con voi. Ciao!